Ciao a tutti ragazzi, sono Giuseppe Pizzaris, oggi faremo il tutorial su quali programmi usare per i neofiti o anche per chi vuole fare una grafica veloce, professionale accattivante per chi la guarda. Ok? Allora partiamo subito con andare su motore di ricerca Google e digitiamo un programma facilissimo. Dire dai, non è difficilissimo da usare, ci vuole un po' di pratica, un po' di creatività. Canva. Ok. Canva, vi dico subito che Canva c'è la parte gratuita e la parte, come leggete, Canva Pro che è a pagamento. C'è il mensile di 11,99 euro e l'annuale di 107,88 euro, però cambia il mensile e ve lo fanno pagare 8,99 euro. Noi in questo caso andremo nella parte free, dove voi comincerete a fare tutte le vostre iscrizioni, vi farà iscrivere su tutta la parte, faccio vedere, ora esco dal mio account personale. Andrete su questa parte qui, comincerete a mettere la vostra email, il vostro password e tutto il resto e vi daranno gli accessi e potrete accedere. Oppure potrete accedere con un account di Google o un account di Facebook tranquillamente. Noi in questo caso accediamo con il mio profilo Facebook, ok? E qui siamo sulla dashboard di Google. Su questa dashboard di Google vi fa vedere tantissimi progetti, tantissime dimensioni da personalizzare per ciò che vi serve. Abbiamo dai post di Facebook, ai siti, ai video, ai loghi, alle grafiche per YouTube, post di Instagram, creare dei curriculum online da poter inviare, e volantini, copertine di libri e tutto il resto. Visto che è un video che non sarà molto breve come quello di venerdì, che si basava sui 5 step base per una grafica professionale, ma gli step per una grafica sono moltissimi e tantissimi. Partiamo sempre da una base, visto che qui vogliamo andare gradino per gradino, partiamo con un post di Facebook. Come vedete, qui ci dà tantissimi esempi Canva da poter utilizzare, ok? Con tantissime grafiche. Come vi dicevo, le grafiche da usare, sarebbe meglio usare grafiche nitide, pulite, colorate e che impressioni molto il visitatore che guarda la vostra immagine. Partiamo per esempio con questa grafica che abbiamo qui, dove c'è questo piatto di verdure. Andiamo a cliccare se vogliamo usare questa grafica qui, oppure possiamo anche tranquillamente usare una parte bianca. Ok? Partiamo da questa parte qui, ci fa vedere una parte dove ci sono dei font che hanno utilizzato, una parte di immagine, un'altra parte dove c'è un logo, dove si può trovare tranquillamente su questa parte sinistra, questo banner sinistro dove ci sono tutte le varie opzioni da poter utilizzare e un'immagine di sfondo. Benissimo, partiamo da questo banner sulla sinistra dove ci sono tantissime opzioni, fotografie, elementi da poter utilizzare, testi, musiche e video si basano più che altro su video da poter lavorare, video si possono creare anche dei mini video su Canva e inserire anche delle musiche, però di pochi minuti, all'incirca 2 minuti, 2 o 3 minuti mi pare. Vabbè, comunque c'è sempre anche questa opzione musica, video, poi abbiamo anche l'opzione di sfondo e poi caricamenti delle immagini nostre proprie che vogliamo mettere all'interno della grafica che vogliamo realizzare. Allora, incominciamo a partire con la parte delle fotografie. Come voi vedete, abbiamo opzioni qua in cima su questa parte, su questa finestra qui che si apre, casa, computer, Pasquetta. In questo caso, ora in questo periodo qui parliamo anche di coronavirus, Italia e tutto il resto. Noi cominciamo ad andare, posso dire, di andare su un motore di ricerca e cercare cucina, visto che si parla di piatti, e trovare queste immagini sulla cucina.
A me queste immagini di sfondo non mi piace, cosa voglio fare? Voglio cambiare, voglio mettere un'altra immagine. Benissimo. Come vedete, alcune immagini sono gratis, altre immagini scorrendo potrete trovare immagini con un'icona, con l'euro. Queste immagini qui fanno parte di Canva Pro, che al momento per noi non abbiamo installato e non possiamo usufruirne, però vi posso dire che caricandole da Google, prendendo immagini senza copyright, possiamo riutilizzare le stesse immagini caricandole da qui e riportandole poi sulla nostra grafica. Ora, in questo caso, noi prendiamo questa prima immagine qui, questa col piatto con le verdure e legumi non ci piace, benissimo, la selezioniamo, cerchiamo di toglierla, prendiamo questa nuova immagine, la prendiamo, la trasciniamo e la cerchiamo di spostare. Beh, l'immagine ora a questo punto qui non si vede molto bene. Cos'è che facciamo? Cerchiamo di schiarire questa banda colorata che c'è qui. Questa banda colorata è una banda colorata che si trova nella parte degli elementi, sarebbe dalla parte delle forme. Vi spiego velocemente anche la parte degli elementi. La parte degli elementi è composta da immagini gratuite e non, da griglie dove si possono mettere, questa parte delle griglie dove si possono mettere delle fotografie in sequenza, poi c'è la parte delle forme, che sarebbe questa parte qui, che si possono, usare in molteplici posizioni. Abbiamo la parte delle cornici, gli adesivi, la parte grafica, la parte dei gradienti, le linee e tutto il resto. Poi scorrendo e curiosando voi potrete vedere tantissime cose. Ok? Ora, in questo caso, non potendo vedere bene la parte che c'è sullo sfondo, seleziono la parte dell'elemento di questo elemento qui e incomincio a dargli una trasparenza. Ok? Dando questa trasparenza, incominciamo a dargli una tonalità grafica, un elemento un pochino più accattivante e che possa far vedere anche l'immagine sullo sfondo. Benissimo. Ora c'è la parte del testo. Ok? La parte del testo la possiamo cambiare, la possiamo inserire nuovo o cambiare. Io queste, per esempio, qua non mi piace questa parte di testo qui. Cosa faccio? Seleziono tutta la parte e gli do Canc. Ho selezionato la parte centrale. Riseleziono questa parte qui. Come vedete, mi seleziona questa parte rettangolare qui. Pigio Canc e me la cancella. Allo stesso tempo, avendo riselezionato la prima, essendo sempre stato sulla parte del testo, mi seleziona anche il testo finale. Non mi piace nemmeno questo e lo cancello. Benissimo, però ci voglio mettere un testo. Ok. Come faccio? Vado sull'icona qui sulla sinistra e seleziono un testo. Metto il testo che voglio, per esempio, Beppe mangia sano. Ok? Lo seleziono. Lo prendo, lo trascino, lo metto da questa parte qui. Ok? Ci siamo. Come vedete qui in alto, ci sono delle opzioni da poter usare sui testi. Si può cambiare il colore del testo, come vedete. Qua su questo font non ci dà la parte in grassetto, la parte in corsivo, la parte sottolineata, la parte su come posizionare l'allineamento del testo centrale, sulla destra e sulla sinistra, oppure anche il font da scegliere. In questo caso, se vogliamo scegliere il font, come vi dicevo prima, questa è un'icona di Canva Pro. Questo font, ad esempio, se non hai avuto accesso o acquistato Canva Pro, non lo puoi usare. Lo puoi usare, ma alla fine della lavorazione Canva ti chiederà un costo. Ok? In questo caso io voglio usare un font che uso, che secondo me può andare bene su questa immagine, e metto questo font qui e gli dico Beppe mangia sano e l'immaginina qua del cuore. Possiamo anche rimuoverla, invece di mettere l'immagine del cuore, ne metto un'altra, faccio Canc, vado su elementi, voglio trovare un'immagine, mettiamo immagine con cibo. Ok?
Troviamo l'immagine col cibo, queste sono gratuite, alcune sono gratuite, alcune, come dicevo, sono a pagamento. Metterei, vediamo, perché abbiamo messo Beppe mangia sano, mettiamo verdure. Cosa ci dà? Gratuita. Ok, prendiamo questa immagine, la selezioniamo, tac. Questa immagine possiamo cambiargli colore. Come vi sto facendo vedere, è tutta una cosa molto semplice per farvi entrare su questo programma di Canva. Poi, quando voi vorrete, potete scrivermi in privato, chiedermi anche altre opzioni, altri consigli, sempre sulla grafica professionale, io vi darò tranquillamente. Comunque, come vi dicevo, andando su questa immagine possiamo tranquillamente cambiare i colori anche delle immagini. Per esempio, a me non mi va di mettere questo colore qui, ci metto un bianco, ok, poi ci metto un blu, ma non è che si addice più di tanto il blu, comunque. Le immagini anche che selezionate su Canva si possono cambiare i colori. Soltanto le immagini che caricate e prendete da Google non si possono cambiare dei colori, però non si possono cambiare i colori da Google, però si possono rilevare i colori che ci sono sull'immagine. Canva rileva i colori che ci sono sull'immagine, ok? E questo praticamente è il tutto di questo mini tutorial per come creare una grafica accattivante. Noi siamo passati dalla parte del post per una fanpage oppure per il post per una cosa vostra personale, ma le cose sono tantissime da utilizzare. L'importante è che fate pratica, vi incuriosite e niente. Da me oggi è tutto, vi saluto. E vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se avete qualche domanda da farmi, fatemela pure. Scrivetemi pure in privato. E io vi saluto. Un abbraccione da Giuseppe. Ciao ragazzi.